Immaginate un grande casale in stile georgiano immerso nella campagna inglese e una famiglia benestante e dedita alla coltivazione della terra. A prima vista questo sembrerebbe un ritratto idilliaco. Un giorno di agosto del 1985 però dentro quella casa successe qualcosa di tragico, qualcosa che solo la fervida fantasia di Agatha Christie avrebbe potuto immaginare. Ciò che successe quella sera d'estate avrebbe sconvolto un'intera nazione e diviso l'opinione pubblica per gli anni a venire. Insomma, in questa tragica vicenda ci sono tutti gli ingredienti classici di un giallo, una strage commessa con inaudita violenza all'interno di un ambiente sereno, quasi immacolato. cinque brutali omicidi nel silenzio quasi irreale della campagna inglese in una sera d'estate e un colpevole ancora da trovare le vittime erano due genitori religiosi fino all'integralismo una figlia adottiva mentalmente instabile e i suoi due piccoli gemelli Jeremy Bamber non ha avuto una vita particolarmente felice, era il figlio illegittimo di una donna e di un sergente dell'esercito sposato. Quando aveva sei settimane sua madre non ne volle più sapere di lui, quindi fu adottato dal ricco Neville Bamber, un ex pilota della RAF, e da sua moglie June. I due vivevano in un piccolo villaggio nell'Essex, una contea dell'Inghilterra orientale. Pochi anni dopo i Bamber adottarono un'altra bambina, Sheila Keffel, che soprannominarono Bambi. Entrambi i bambini ricevettero un'istruzione privata ma dovettero anche sopportare una rigida disciplina imposta dai loro devoti genitori cristiani. Jeremy non aveva alcun interesse per gli affari di suo padre odiava la fattoria e il mondo agricolo e aiutare i genitori non era esattamente il suo obiettivo era tuttavia estremamente appariscente e usava il suo ricco background come mezzo per impressionare le donne incarnando alla perfezione l'immagine da playboy di provincia sua sorella Sheila era molto attraente al punto da poter iniziare una promettente carriera come modella. I suoi genitori le pagarono un appartamento a Londra dove lei sperava di avere successo. La ragazza in seguito si sposò e ebbe due gemelli, ma quando il matrimonio andò a gambe all'aria lei cominciò a soffrire di depressione, una condizione che lentamente si trasformò in schizofrenia. Secondo un rapporto psichiatrico, la donna a volte credeva che i suoi figli li avesse concepiti il diavolo. A causa dei suoi problemi, Scila e i gemelli tornarono a vivere alla fattoria con i suoi genitori. A quel tempo, Jeremy viveva con la sua fidanzata, la studentessa insegnante Julie Magford. Grazie ai genitori di lui i due condividevano un cottage senza pagare l'affitto a Goldhanger a pochi chilometri dalla fattoria principale. Il padre adottivo Neville offrì a Jeremy un lavoro nella fattoria pagandolo 170 sterline a settimana. Certo non era quello che il giovane stava cercando ma per il momento decise di accettare quella proposta. Neville però rimase convinto che suo figlio non avesse un grande senso degli affari. Più il tempo passava, più Jeremy odiava quella fattoria, ma la volontà di suo padre gli impose di fare il contadino, altrimenti avrebbe perso la possibilità di vivere la vita agiata che aveva sempre vissuto. Lui in realtà amava il lusso e le belle donne ed era determinato ad avere entrambi ad ogni costo. Disprezzava anche la matrigna June per avergli inculcato la religione e non aveva mai perdonato entrambi i genitori per averlo mandato alla scuola pubblica. Nonostante questi problemi, nessuno avrebbe potuto prevedere quello che sarebbe successo di lì a poco. Il 7 agosto del 1985 alle 3.26 di notte Jeremy telefonò alla polizia per riferire che suo padre lo aveva chiamato in preda al panico dicendo che Sheila stava sparando con un fucile semiautomatico. Quando la polizia fece irruzione nella fattoria si trovò davanti a una scena orribile. Uno degli agenti entrò nel retro cucina dopo aver forzato la porta. Trovarono il corpo del capo famiglia Neville ricurvo in una posizione quasi innaturale, nudo dalla vita al ginocchio e col piede destro incastrato nei pantaloni del pigiama. Il sangue si era coagulato in una pozza ai suoi piedi e filtrava da un paio di pantaloni da uomo che giacevano sul pavimento alla sua destra. C'erano altre grosse macchie di sangue su una piastrella, davanti al secchio del carbone, quattro cuscini in una pila ordinata, e accanto un vaso di terracotta che era andato in frantumi disperdendo granelli di zucchero di canna sul pavimento. Quella scena li fece inorridire, ma era nulla rispetto a quello che avrebbero trovato al piano di sopra. Salirono le scale guardandosi intorno con circospezione non sapevano se l'assassino si trovasse ancora all'interno della casa c'era un silenzio irreale si sentiva solo il rumore dei loro passi sui gradini di legno. Nella camera da letto principale trovarono la madre Giuna accasciata contro la porta sul volto all'altezza degli occhi aveva una profonda ferita d'arma da fuoco. Sulla camicia da notte blu c'erano tracce di sangue così come sugli arti inferiori della donna. Un rivolo rosso filtrava lungo il divisorio del tappeto accanto giaceva un bossolo mentre altri due brillavano di una luce sinistra accanto a un maglione sulla soglia della stanza. Sull'antico letto d'ottone c'erano due cuscini con dei fori di proiettile, e sul piumino e le lenzuola c'erano schizzi di sangue irregolari. Mentre gli agenti guardavano quella macabra scena quasi trattenendo il respiro, sentirono provenire un lamento da sotto il letto. Lentamente l'agente Collins spostò il piumino e vide un cagnolino bianco e marrone spaventato a morte. Per proteggere la scena del crimine, l'animale fu portato all'esterno e messo al sicuro. A quel punto gli agenti si spostarono nell'altra stanza e trovarono la figlia adottiva della coppia, Scila. La donna giaceva supina sul pavimento con una profonda ferita d'arma da fuoco sotto il mento. Accanto al corpo c'era il fucile con la canna rivolta verso il viso, il sangue le si era accumulato in bocca e c'erano tracce ematiche anche su entrambi i lati della faccia, delle striature di sangue le macchiavano la mano. Accanto alla donna i poliziotti notarono un paio di calzini blu macchiati di rosso e vicino alla sua spalla c'era una Bibbia con le pagine spiegate a ventaglio sul tappeto. Sebbene il pavimento fosse schizzato di sangue un po dovunque, uno degli agenti notò che le piante dei piedi della vittima erano perfettamente pulite. Uscirono dalla stanza e proseguirono lungo il corridoio, trovarono un armadio a muro sul lato sinistro, di fronte c'era la porta di una camera e una targa in ceramica con la scritta Jeremy's Room era chiusa a chiave. Continuarono a camminare fino alla stanza accanto, la aprirono lentamente e si trovarono di fronte a una delle scene più raccapriccianti che avessero mai visto. Daniel, uno dei due figli gemelli di Scila, era rivolto verso la parete in posizione fetale. Tra i suoi folti capelli si intravedevano le devastanti ferite provocate da un'arma da fuoco. Aveva ancora il pollice in bocca. Suo fratello Nicholas, invece, giaceva sulla schiena nel letto di destra. Tre fori di proiettile erano chiaramente visibili sul suo viso. Il sangue si era fortemente rappreso. Entrambi i bambini erano stati uccisi nel sonno. Nascosto, accanto a Nicholas, c'era un piccolo cane di peluche bianco e nero. Prima di abbandonare la stanza, i poliziotti rimasero un momento sulla soglia, quasi sopraffatti da quella visione agghiacciante. Quando Jeremy fu interrogato sulla scena del crimine, sembrò sinceramente sconvolto e fu confortato da un agente che gli offrì del tè e del whisky. La polizia si convinse in quel momento che la responsabile di quella strage fosse sua sorella Sheila, anche per l'insistenza con cui Jeremy sostenne questa ipotesi. Incredibile ma vero, su richiesta del giovane i poliziotti acconsentirono persino a bruciare dei tappeti e della biancheria da letto in casa. Presto quella storia sconvolgente e piena di misteri sarebbe stata sulle prime pagine di tutti i media del paese. Sheila aveva sempre desiderato la fama come modella e ironia della sorte ora l'aveva conquistata. Il suo nome infatti compariva nei notiziari nazionali come la presunta responsabile di una strage familiare. La polizia pensava di avere a che fare con quattro omicidi e un suicidio. Non avevano dubbi che fosse così. Erano a conoscenza dei problemi di salute mentale di Sheila e quando suo fratello adottivo Jeremy la accusò di essere la responsabile di quella carneficina, nessuno dubitò che fosse realmente così. Tuttavia il comportamento sprezzante del giovane iniziò presto a destare degli inquietanti sospetti. Nove giorni dopo al funerale Jeremy si lasciò tradire dalla sua vanità, ammettendo che la sua unica preoccupazione era che le telecamere riprendessero il suo profilo migliore. Tutti lo videro versare lacrime sulla tomba dei suoi familiari. Ma la sera stessa uscì a cena con gli amici a festeggiare, senza pensare alle conseguenze di quel comportamento. Insomma, il giovane non sembrava angosciato per la sorte che era toccata ai suoi familiari. Qualche tempo dopo, Jeremy confessò alla sua ragazza Julie Macford di aver assunto un sicario per sterminare la sua famiglia e lei riferì quelle parole alla polizia. Nonostante questo, le prove contro Jeremy Bamber rimasero circostanziali. Sebbene le sue impronte digitali fossero state trovate sull'arma del delitto insieme a quelle di Sheila, non c'erano altre prove forensi che lo collegassero agli omicidi, in gran parte a causa del fatto che la polizia aveva consentito la contaminazione della scena del crimine. Nel frattempo Jeremy si godeva una vita agiata spendendo i soldi dei suoi genitori e andando perfino in vacanza ad Amsterdam. Sebbene il suo comportamento fosse ora monitorato da vicino, il giovane sembrava indifferente e distaccato da tutti quegli eventi traumatici. Le foto da modella di sua sorella Sheila erano tutto ciò che voleva, ma solo perché avrebbe potuto ricavarne dei soldi. Molti giornali più o meno attendibili pubblicarono quelle foto tra questi c'era il Sun, un giornale scandalistico. Nonostante la mancanza di prove contro di lui, l'indagine non risolse un dilemma che riguardava l'arma del delitto. All'inizio i rapporti dettagliati compilati da analisti medici e balistici britannici e statunitensi confermarono l'opinione iniziale della polizia secondo cui Sheila avrebbe commesso gli omicidi quella notte. Secondo gli esperti, il fucile usato per commettere la strage sarebbe stato dotato di un silenziatore. Eppure quella stessa teoria fu messa in dubbio quando, tre giorni dopo la sparatoria, un cugino di Jeremy trovò un silenziatore in un armadio della fattoria, apparentemente con sopra il sangue di Sheila. Questo portò all'incriminazione di Jeremy, e durante il processo l'accusa lo usò come prova contro di lui. Insomma, il fatto che il sangue della donna si trovasse lì sopra dimostrava che Sheila non avrebbe potuto spararsi e poi riporlo in un armadio al piano di sotto. A questo punto in molti cominciarono a pensare che Sheila in realtà non si era suicidata ma era stata uccisa. Questo significava che la chiamata di Jeremy alla polizia nascondeva una inquietante menzogna. Il 29 settembre del 1985 Jeremy Bamber fu arrestato e accusato di omicidio. Il processo iniziò all'incirca un anno dopo alla Corte della Corona di Chelmsford il 14 ottobre del 1986. Strano ma vero, la fidanzata dell'imputato Julie Macford era la testimone principale dell'accusa. La ragazza affermò che Jeremy aveva minacciato di morte suo padre, disse alla corte che in più occasioni il suo fidanzato aveva manifestato un totale disprezzo nei confronti dei suoi familiari dicendo che non meritavano di vivere fu allora che parlò della possibilità di provocare un incendio doloso e di assumere un sicario. Insomma a questo punto c'erano due spiegazioni per quegli omicidi. La prima riguardava la tesi dell'accusa secondo cui Jeremy Bamber sarebbe entrato di notte nella fattoria dell'Essex, di proprietà dei suoi genitori, e avrebbe sparato ai cinque membri della sua famiglia con un fucile legalmente detenuto. La seconda tesi avanzata dalla difesa era che Sheila, che aveva precedenti di malattia psichiatrica, avesse sparato con il fucile a quattro membri della sua famiglia e poi si fosse suicidata. Nelle fasi iniziali delle indagini, la polizia ritenne probabile questa seconda ipotesi. Gli investigatori, tuttavia, pensavano che alcuni dei risultati fossero incoerenti con questa spiegazione. I membri della famiglia allargata dei Bamber inoltre non credevano che Sheila potesse commettere un crimine così efferato. Nonostante le prove crescenti, Jeremy Bamber rimase fiducioso che avrebbe lasciato la corte da uomo libero. La giuria però non era dello stesso avviso e dichiarò il giovane colpevole con un verdetto quasi unanime. Jeremy alla fine fu condannato a cinque ergastoli, con la raccomandazione di rimanere in prigione per almeno venticinque anni senza poter richiedere la condizionale. Dopo la sentenza il giudice Drake non mancò di sottolineare i problemi avuti dagli investigatori nel corso delle indagini. Il primo grande errore in questo caso fu che la polizia avesse permesso lo sgombero della casa poco dopo gli omicidi. All'interno dell'abitazione, inoltre, erano stati puliti i tappeti e le lenzuola furono bruciate su precisa richiesta di Jeremy Bamber, proprio l'uomo che in seguito sarebbe diventato il principale sospettato degli omicidi. Le impronte digitali del giovane furono infine scoperte sulla Bibbia e sul fucile lasciato sul corpo di Sheila, ma vennero inavvertitamente cancellate durante le indagini iniziali. Jeremy inoltre aveva sostenuto di aver ricevuto una telefonata in preda al panico da suo padre, ma l'uomo era stato colpito alla gola al piano terra della casa e non avrebbe mai potuto fare una chiamata del genere. Nessuno però aveva mai verificato quelle dichiarazioni. Insomma, la polizia aveva commesso tutta una serie di errori che portarono il giudice a giustificare quella superficialità col fatto che gli investigatori pensassero di aver già risolto il caso. Jeremy Bamber aveva bisogno di finanziare il suo costoso stile di vita da playboy. Sarebbe questo, secondo l'accusa, il movente di quella strage. Se il suo piano avesse avuto successo, lui sarebbe entrato in possesso della fattoria dei suoi genitori, di vari appezzamenti di terreno e di molti altri beni per un totale stimato di 436.000 sterline. All'imputato il giudice del processo disse che era squilibrato e malvagio e aggiunse che trovava difficile immaginare che qualcuno lo potesse liberare dalla prigione in futuro. L'auspicio del giudice è stato supportato dai responsabili del sistema giudiziario inglese che hanno garantito nel corso di questi anni che Jeremy Bamber non otterrà mai la libertà sulla parola, sebbene egli abbia sempre dichiarato la sua innocenza e abbia visto respingere due ricorsi contro le sue condanne. Nel luglio del 2001 si aprì uno spiraglio per Jeremy quando una squadra di agenti di polizia si occupò per quattro mesi di completare nuove indagini sul caso. Tutti i risultati furono inviati alla Corte d'appello dalla Criminal Cases Review Commission che indagava su possibili errori giudiziari. A supporto della teoria che voleva Jeremy Bamber innocente, c'era un rapporto di David Fowler, capo medico legale dello Stato americano del Maryland. Fowler aveva esaminato i fascicoli di oltre 3000 omicidi d'arma da fuoco e secondo lui le bruciature sui corpi delle vittime erano compatibili con un fucile usato senza il silenziatore. Questo però non chiariva del tutto la posizione di Jeremy Bamber dimostrava solo che Sheila, sparando con un fucile non silenziato, avrebbe potuto raggiungere più facilmente il grilletto una volta deciso di puntare l'arma contro se stessa. Secondo l'avvocato della difesa, le nuove prove degli esperti si allineavano con ciò che gli agenti di polizia trovarono sulla scena del crimine la notte della strage e confermerebbero Sheila Keffold come la responsabile di tutti gli omicidi commessi quel giorno. Tutti gli appelli fatti da Jeremy Bamber sono stati respinti e al momento le sue speranze di lasciare il carcere sono molto remote. Ad ogni modo questo resta uno dei casi più controversi della storia giudiziaria britannica. È possibile che in carcere sia finita la persona sbagliata? Potrebbe davvero essere Sheila la vera responsabile di quel massacro? Oppure è stato qualcun altro, qualcuno che in questi anni è rimasto nell'ombra. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti.